Siamo con coach Massimo Monfreda, Giman Volalto Caserta batte Agrigento 3-1, un match che possiamo dividere in due parti, le prime due molto sofferte, poi diciamo, dal terzo set in poi la squadra è parsa insomma andare meglio, anche se non sono mancati momenti di difficoltà. Sì, mi aspettavo sinceramente un atteggiamento diverso dalle ragazze. Abbiamo sofferto inspiegabilmente in certi momenti, sono stati imbarazzanti sinceramente, non riesco a spiegarmi certi comportamenti. A volte bisognava semplicemente accelerare, cioè fare le cose più elementari, le cose più semplici, invece si facevano punti per noi e per loro facendo degli errori, delle genialità clamorose. Eppure una delle prime cose che avevo detto di questa partita era: ragazze, stiamo attente, perché è una squadra che se sta nelle parti alte della classifica è proprio perché ha fatto della continuità una delle armi migliori. Si è visto alla fine che non cadeva più palla a terra. È normale che una giocatrice va in frustrazione quando schiaccia e ti difendono tutto. Ci voleva pazienza e ci voleva la capacità, la tranquillità di fare le cose semplici ma fatte bene. In alcuni momenti invece abbiamo forzato delle scelte, abbiamo forzato dei colpi, abbiamo sbagliato delle battute in momenti momenti delicati, non importanti, insomma. Diciamo che la nota positiva sono stati i 3 punti di questa gara. Sul gioco dovremmo parlare molto e lavorare molto in settimana, però insomma, se il giocare male ci ha fatto vincere 3-1 e portare a casa 3 punti contro una squadra che è stata costruita per fare bene in questo campionato, insomma, ben venga, vediamoci le cose buone di questa gara, insomma, non sempre si può esprimere un gioco di alto livello. Massimo, come ti spieghi appunto questa metamorfosi della tua squadra, che poi, come dire, è un po' una costante da quando è cominciata la stagione, insomma è una Ferrari dal motore potentissimo, sembra che forse, come dire, è un po' in fase di rodaggio? Ma secondo me in alcune situazioni prendiamo fiducia e siamo veramente una Ferrari. In altre situazioni basta qualche piccolo errore, qualche piccolo anche la capacità dell'avversario di tenere in difesa, di toccarci a muro e subito ci abbatte, come se noi perdessimo fiducia. E quindi di conseguenza cominciamo a appoggiare i colpi, non abbiamo la capacità anche di variare il nostro gioco in certi momenti. Per dire, alla fine sulla Botevo stava tirando semi diagonale, ho visto che difendevo, ho detto va bene, ok, guarda, sta lasciando molto parallela, tiriamo anche parallela, cambia qualcosino. E anche lei, poi alla fine ha tirato parallela, l'hanno difesa pure quella, quindi alla fine vedi, dai delle informazioni, però poi diventa difficile mettere la palla a terra. Poi semmai la palla successiva ha toccato il muro, è andata fuori e ti sblocchi e diventa tutto più semplice. Il problema è che quando, almeno quello che sto vedendo nella femminile, quando c'è quando si va in buca diventa molto più difficile uscirne che nella maschile. Massimo, l'ultima battuta, non fai mai i nomi chiaramente, però ecco, tra le note positive della partita di oggi forse possiamo dire Babbi, che insomma ha giocato molto bene dal terzo set in poi, e anche per quei pochi minuti in cui è entrato in campo anche Del Vaglio, insomma ha avuto un ottimo impatto nel match. Sì, ma io ho sempre detto che questa è una squadra, dopo l'esperienza dell'anno scorso dove ci siamo resi conto che un organico era stretto, era corto, è una squadra composta da 12-13 giocatrici, quindi tutte possono essere utili in tutto nell'arco del campionato, in qualsiasi momento. Lo è stata Marica quando è entrata subito il primo set, facendosi trovare pronta, quando Francesca mi è sembrato un po' in difficoltà, e ha fatto bene. Ha fatto piacere per Martina, ancora per Francesca, che è ritornata poi semmai fredda, è ritornata in campo e ha dato il suo contributo. Questa deve essere la nostra forza. L'esperienza dell'anno scorso deve essersi servita a qualche cosa, insomma. Quindi mi fa piacere di questo fatto di poter utilizzare tutte le giocatrici. Il problema è che dobbiamo avere una costante di gioco migliore, e non possiamo avere questi alti e bassi anche quando la squadra avversaria non fa
non fa nulla per metterci in difficoltà, perché veramente in alcuni momenti siamo noi che facciamo i punti per noi e per loro.